Ciao a tutti, oggi preparo con voi l'agnello al forno con le patate, una ricetta deliziosa. Facciamola insieme. E allora, per prima cosa è di fondamentale importanza lavare l'agnello con acqua e aceto. Io faccio una cosa, ovvero lo metto in ammollo per una mezz'oretta direttamente in acqua e aceto e poi lo sciacquo comunque sotto l'acqua. L'acqua deve essere fredda, mi raccomando. Bene, passata mezz'ora ho risciacquato l'agnello sotto acqua corrente fredda, metto il vino bianco secco chiaramente, aggiungo l'olio extravergine d'oliva. Emulsiono il tutto, ora aggiungo l'agnello, poi metto un po' di pepe nero, delle foglie di alloro, un paio di lametti di rosmarino, mescolo un po', bene così. Per finire mettiamo qualche spicchietto d'aglio schiacciato. Copriamo e mettiamo in frigorifero per almeno 3 ore, anche se l'ideale sarebbe tutta la notte, 12-14 ore almeno. Perfetto, a questo punto ho scolato come vedete la marinatura e con della carta assorbente asciugo un po' i pezzetti di carne. A questo punto dispongo la carne in una pirofila, poi metto le patate, un po' di pepe, metto il sale, l'olio extravergine d'oliva, oppure se lo volete fare alla napoletana potete mettere lo strutto. Ed ora lo facciamo cuocere in forno statico, già molto molto caldo, a 200 gradi per circa 45 minuti. Passati 50 minuti togliamo momentaneamente dal forno, mettiamo qualche spicchietto d'aglio qua e là, aggiungiamo un po' di rosmarino, non lo mettiamo prima il rosmarino e l'aglio altrimenti in cottura si brucierebbero. Se notate che c'è troppa acqua rilasciata dalle patate, dall'agnello o dal capretto, scolatela un po'. Ed ora facciamo cuocere nella parte alta del forno a 250 gradi in modalità ventilata per altri 15 minuti. Ed eccolo qui. Ora lo impiatto e lo assaggio con voi. Mamma mia, è squisito, ma davvero. Fatelo e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito!